luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge il piccolo santuario dell'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e Preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Martedì 22 luglio alle 20:30 cenacolo di preghiera per Santa Rita e tutti gli ammalati. A seguire consacrazione alla Madonna del Carmelo. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina da Vietore. Che come sempre ben trovati con G-Magazine, il settimanale di Teresana, nella sua cornice estiva, anche se a causa di questo tempo instabile non sembra, siamo nel periodo più caldo dell'anno. Secondo il sito internet geometeo.it, la prossima settimana, la settimana entrante, ci aspetta ancora qualche giornata di pioggia, circondata però da giornate estive. Per maggiori informazioni comunque potete seguire il meteo sul nostro portale teresana.it o su geometeo.it. Iniziamo subito il nostro settimanale con un tema veramente caldo, la sanità. Infatti il governatore della regione Marche, Gianmario Spacca, con l'assessore alla sanità Almerino Mezzadani hanno firmato con i 4 atenei marchigiani un accordo per la realizzazione della scuola di formazione manageriale nel settore della sanità. Scopriamo di più con il prossimo servizio. Non è facile avere tutte e quattro le università delle Marche unite insieme su un progetto operativo che nel nostro caso è anche strategico perché riguarda la principale attività della regione, la sanità. Sapete tutti, perché ormai sono più che certificati, che i dati delle Marche in materia di sanità sono ottimi. Addirittura siamo considerati la regione standard, guida a livello italiano per l'equilibrio tra costi e servizi erogati. E questo è il frutto soprattutto della capacità del personale che lavora nella sanità, sia il personale medico ma anche quello amministrativo che organizza l'architettura del sistema sanitario regionale. Dobbiamo continuare ad avere competenze qualificate per proseguire su questi risultati, formare nuovi dirigenti che siano in linea con queste virtù che abbiamo saputo consolidare. Questa scuola ha questo obiettivo, formare dirigenti nel settore della sanità grazie agli elementi di conoscenza che sono in possesso delle quattro università marchigiane. Ecco, chi ci guarda starà dicendo, ma un'università come quella di Macerata, per esempio, Urbino, parliamo di tecnici, non nel settore amministrativo, spieghiamo per quale motivo ci sono anche loro. Ci sono anche loro perché comunque le funzioni che si espletano nella sanità sono di vario tipo, passano dall'informatica alla farmacia, dalla conoscenza in campo economico, quindi dall'economia finanziaria all'economia manageriale, al modello organizzativo, e ognuna di queste competenze ha delle eccellenze in una delle quattro università, dei quattro atenei della nostra regione. Importante è metterle insieme, concentrandole su una persona, su una figura professionale che poi sia in grado di interpretare i cambiamenti e quindi di trovare combinazioni originali, come anche abbiamo fatto nella sanità, in modo tale da affrontare le difficoltà che purtroppo non finiranno mai. Stavamo commentando un po' con tutti, no? Una firma storica, perché tutti e quattro gli atenei che collaborano insieme alla regione, importante. Sì, è un primo esempio di collaborazione stretta, intersettoriale, per la valorizzazione delle competenze di tutti e quattro gli atenei. È un primo esperimento, nel passato ce ne sono stati altri, ma così importante come questo forse è il primo, ecco perché l'ufficialità anche di oggi di questa firma congiunta
con tutti i quattro rettori. È un primo esperimento, ovviamente ci sarà molto da progettare, da organizzare e da migliorare, però è un primo punto di partenza che è stato condiviso da tutti gli Atenei, e lungo questa strada cercheremo di portare tanti risultati per questa comunità. Ora arriviamo nel comune di Aulitura. Infatti alcuni genitori lamentano la necessità di uno spazio per far giocare i bambini over 10 anni. E una soluzione sembra che alcuni di questi genitori l'abbiano trovata, ma scopriamo di più con il prossimo servizio. Buonasera a tutti, sono Pari De Lorenzoni e sono qua con questi ragazzini di Casinina. E qui abbiamo allestito il campetto qui dietro casa mia, che giocano sia che a calcetto che a pallavolo e a pallacanestro, e poi fanno tutti i giochi di giochiu e così vari. Poi questi qui li svolgono soprattutto al giorno i giochi di tipo il calcetto, tipo la pallavolo e tipo pallacanestro e via. Poi la sera ancora questi ragazzini si ritrovano qua a casa mia e fanno sempre quei giochi di capespia, giocano a nascondino, un po' di tutto. Il discorso è questo: io sono contento che questi ragazzini si ritrovano qui a casa mia, perché visto in giro si stanno lamentando perché non hanno un luogo dove andare a giocare. Io li ho ospitati, sono molto orgoglioso di portarli e di farli giocare, che si devono divertire, perché così anche loro devono avere il suo spazio e dove si possono giustamente frequentare e costruire qualcosa di positivo, compagnie che sono bellissime. Io che devo dire? Se si ritrovano qui tutte le sere e tutti i giorni, io sono contento, perché giustamente si possono divertire e fare tanta amicizia. Poi non c'è solo il discorso dei ragazzini, qui hanno fatto un mix tra grandi e piccoli. E poi non ci sono solo i maschi, ci sono anche le femmine che partecipano, e ho visto che si è costruito un gruppo importante, quindi è un futuro molto piacevole per il paese di Casinina. Però questi ragazzi, giustamente questi ragazzini, cercano un luogo dove potersi divertire. Io gliel'ho dato perché non mi interessa, anche se succede qualcosa, delle volte si rompe quello, si rompe quell'altro, via. Però l'importante è che questi ragazzini si possano divertire. Io i figli ce ne ho tre e sono contento che si ritrovano qui e via. E questa sera però abbiamo anche l'occasione a questi ragazzi di fargli una bella cena. Io ho interpellato la Proloco, perché la Proloco è l'associazione più forte che abbiamo qui nella vallata, perché è una di quelle che si presta a tutto, e quindi ho chiesto se mi davano una mano. E cosa mi hanno fatto? Mi hanno organizzato la cena a sti ragazzini, e quindi stasera, dopo di tutto che si fanno i tornei, questi ragazzini usufruiscono, li facciamo questa bellissima cena organizzata dall'associazione Proloco Casinina, e io sono molto contento perché gliel'ho chiesto e loro si sono prestati e la facciamo. Questa sarà una di inizio estate, perché ancora l'estate non è iniziata, e questa sarà una di quelle che speriamo di sbloccare anche quest'estate. E allora stasera cena e musica e giochi. Quindi
un grazie e un buon divertimento a tutti questi ragazzi. Siamo qui con le ragazze di un po' di tutti i quartieri. Niente, io vi voglio dire solo questo: come vi trovate con questi ragazzi? Bene. 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 Allora, stasera, dopo di tutto che si fa il torneo, si faranno i giochi, ma giustamente abbiamo avuto la fortuna che la Proloco ci ha organizzato la cena. Siete contenti? Sì. Sì. Allora, non solo la cena, ma ho anche il disc jockey che farà della musica. Siete contenti? Sì. Sì. Bene. Come vi trovate? Bene. Ok. Grazie di tutto, grazie. Allora siamo qui con un altro ragazzino di un altro quartiere che viene su al giorno e alla sera a trovarci e a farci compagnia. Come ti trovi, Sergi? Molto bene. Com'è il campetto? Com'è il campo? In buone condizioni o dobbiamo migliorarlo? No, va bene così, si gioca molto bene. L'amicizia com'è? L'amicizia com'è con i ragazzi? Come ti trovi? Bene, tutto bene. Stasera lo sai che dopo i giochi si farà la mangiata, si ballerà e poi si ricomincerà ancora a giocare. Va bene così o dobbiamo fare qualcos'altro? No, va bene così, ci sto. Bene. Allora, siamo ancora collegati con il campetto dei ragazzi qui da Pari De Lorenzoni. Qui vicino a me ho il mio figlio William che illustrerà e dirà i giochi che si fanno. E poi voglio dirgli, come ti trovi con questi ragazzi anche più grandi? Perché tu sei il più piccolo, come ti trovi con queste ragazze e ragazzi più grandi a casa tua? Io mi trovo bene perché ci divertiamo sempre e ci divertiamo tantissimo a giocare a capo e spia e a calcio, a nascondino. Ci divertiamo tantissimo. Poi questa sera? Questa sera. Allora questa sera cosa è in programma? Cosa sono in programma? Cosa fate? Tornei e poi cos'è che fate? Mangeremo e giocheremo a capo e spia, così, e nascondino. Scusa, cos'è che cercano questi ragazzi? Cos'è che vogliono questi ragazzi in questo paese? Cosa cercano? Cos'è che vogliono? Vogliono giocare e divertirsi e fare tanta amicizia. Bene, allora grazie di tutto e via. In attesa della risposta del Comune di Auditore e che la Proloco di Casinino, come ci fanno sapere, doni a questo campetto fatto in casa delle porte da calcio, noi ci fermiamo qualche istante, subito dopo la pagina degli eventi, una ricca pagina degli eventi, 2 minuti di pubblicità e torniamo subito qua. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge il piccolo santuario dell'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Martedì 22 luglio alle 20:30 cenacolo di preghiera per Santa Rita e tutti gli ammalati. A seguire consacrazione alla Madonna del Carmelo. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti. Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Auditore. Thank you.
Apriamo la ricca pagina degli eventi parlando di rock con i Pink Floyd, la storia e la leggenda, questo è il titolo della rassegna, 29 luglio, ore 21:15, BCC Arena di Tre Punti a Fano. Dai Pink Floyd, dalla leggenda e dalla storia del rock, passiamo a il teatro con Fossombrone Teatro Festival. Alessandro Preziosi per il secondo appuntamento, state vedendo dalla grafica, dopo la bravura di Gaia De Laurentiis per il secondo appuntamento, Alessandro Preziosi a Fossombrone, non perdetevelo quindi. Invece dalle ore 19 del 30 luglio, solsfizio al castello a Gradara, non perdetevi questo evento dove si può cenare e vivere tutto in un'atmosfera veramente medievale. E torna poi lungo 2-3 agosto la Marsanella tra musica e gastronomia a Pegnano di Caprazzino. Il borgo rivive 3 giorni di storia, sfarzi e ottimo cibo con tutto condito dall'ottima musica e dal clima suggestivo. Torna anche per gli amanti della buona tavola, la Tagliata Marchigiana, 15, 16, 17 agosto prossimi a Casinina di Auditore. Giovedì 31 agosto, 20:45, Macerata's Got Talent, il talent show per scoprire e divertirsi i nuovi talenti della nostra provincia. Le telecamere di Telegian vi ricordo che riprenderanno l'evento. Quindi non perdetevi 20:45, Teatro Angelo Battelli, Macerata Feltre. Vi ricordo anche che è online l'ampio servizio sul prosciutto, sulla 11ª edizione della festa del prosciutto DOP di Carpegna e il Consiglio Comunale di Auditore. Ma rimanete sempre in nostra compagnia, telegianna.it, informazione locale, intrattenimento e molto di più.